Zelensky nella sua vita ha collezionato molte vittime. Ciò l'ha portato al problema di come e dove sbarazzarsi dei cadaveri. Decideva di lasciarli nel posto in cui venivano uccisi, altre volte invece cercava di occultarli in altri posti quando il committente non voleva che i corpi fossero ritrovati. Uno dei posti che utilizzava per il suo scopo erano i boschi, quindi li trasportava fin lì e poi li sotterrava, prestando attenzione alla distanza tra i corpi, per evitare il rischio che più corpi fossero ritrovati all'interno di un'area circoscritta, cosa che avrebbe causato un intervento massiccio della polizia. Un giorno, mentre era a caccia, sparò un grosso roditore e lo uccise. Ciò gli permise di scoprire una grotta, il cui ingresso era nascosto da un cespuglio. Incuriosito, decise di perlustrarla e trovò degli escrementi di topo, ma senza nessuna traccia degli animali. A quel punto uscì, ma iniziò a riflettere su come utilizzare quella grotta. Quindi tornò qualche giorno dopo con del mangime per verificare l'effettiva presenza di ratti. Il giorno successivo del cibo non c'era più traccia. I ratti avevano mangiato tutto. Ciò gli poteva servire per occultare le sue vittime, dandole poi in pasto ai ratti. Non dovette passare molto tempo per far sì che la grotta venne sfruttata a suo piacimento. Un nuovo cliente gli commissionò un nuovo omicidio, dicendogli che lo avrebbe pagato il doppio se la vittima avesse sofferto. Rapì quindi il suo bersaglio e lo portò nella grotta, dove gli legò gambe e braccia e gli chiuse la bocca con del nastro adesivo. Decise poi di filmare la scena per portare una prova al suo committente. Da quel momento in poi, Richard Kugliski divenne uno dei serial killer più feroci nella storia.